con l'assessore del Corno, che essenzialmente riguardano due aree: una è l'esplorazione del rapporto tra arti visive e altri linguaggi, e l'altra quella dell'esplorazione di mondi e territori artistici ancora poco frequentati e noti. Una ricerca che abbiamo cominciato con due mostre, una che si chiamava Il delitto quasi perfetto, che esplorava il rapporto tra arti visive e il crimine come genere, la seconda che si è appena conclusa il 6 di gennaio, che si intitolava Glitch, che esplorava il rapporto tra arti visive e film e cinema nell'arte contemporanea italiana. Le mostre che abbiamo in programma del 2015 sono la prima, Jin Shen, che è una mostra che esplorerà il modo nel quale la posizione della pittura nella cultura cinese tradizionale migra nel lavoro artistico di artisti contemporanei, e ospiterà tanti lavori fatti apposta per la mostra. Avremo artisti come Li Kit, Li Shurei, Chu Jiuje, Zhang Enli, che verranno qui a Milano a realizzare dei lavori in questo senso. Allo stesso tempo ci sono lavori non pittorici, perché questa ontologia della pittura, della cultura cinese, in qualche modo migra nel lavoro di artisti che usano altri linguaggi espressivi, quindi video, installazioni, scrittura e suono. Questa esposizione sarà curata dal comitato scientifico del PAC ed è il frutto di una ricerca ventennale in Cina e anche di una mia personale ricerca ormai quinquennale, di un dialogo aperto con Shanghai, Pechino, Hong Kong e Taipei, che sono un po' gli epicentri del mondo artistico contemporaneo in quella regione del mondo. Questa luglio-settembre 2015. Invece ad ottobre inaugureremo una mostra dal titolo Super Super Studio, che parte dalla ricostruzione di 6 installazioni storiche del superstudio del gruppo di architettura radicale italiana, circondato però da altri lavori, collage, film e oggetti di design che sono il frutto di uno scavo pluriennale effettuato negli archivi del superstudio dai due curatori che specificamente si occuperanno di questa parte della mostra, Vittorio Pizzigoni e Walter Celsi, due architetti e ricercatori genovesi. Però la mostra, che in qualche modo segue la linea del PAC, che ogni ottobre dedica un'esposizione all'arte italiana, in qualche modo espande e raccoglie l'eredità del superstudio dell'architettura radicale in una costellazione di opere che verranno scelte da un architetto, artista, curatore greco, Andrea Sangenidakis, che in qualche modo lavorerà sull'eredità e sulla maniera nella quale, dopo l'esperienza del superstudio, che è durata dalla metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, gli artisti che in giro per il mondo in qualche modo ne hanno raccolto l'eredità e l'attitudine e lavorano fino a ad ora. Anche questo ovviamente è frutto di un lavoro di ricerca molto approfondito. Prima però il PAC, questo programma, cede il passo al nostro sponsor TODS, che di concerto col Comune da quest'anno organizzerà una mostra al PAC nel periodo primaverile. La prima mostra che presenteranno al museo è una mostra dedicata a David Bailey, al fotografo inglese David Bailey, una mostra importante che arriva direttamente dalla National Portrait Gallery di Londra, che in qualche modo segue una delle linee guida della nostra ricerca, vale a dire quella dell'intersezione tra, in questo caso, fotografia, arte e comunicazione, con il lavoro di uno dei fotografi più importanti nella produzione di icone contemporanee, forse uno di quelli che ha contribuito più significativamente a quella che è la cultura delle celebrità e alla cultura popolare
a partire dagli anni 60, quando ha cominciato a lavorare nella, quindi in London, dando anche il là e l'impronta al protagonista di Blow Up di Antonioni, che era evidentemente stagliato sulla figura di David Bailey. Mi auguro di vedervi tutti al PAC, vi saluto. Ciao. Grazie a tutti. Nuovo corso del